Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. Quello che avete ascoltato è la colonna sonora del film Altrimenti ci arrabbiamo con Bud Spencer e Terence Hill. E però l'avete sentita riprodotta dal lettore MIDI. Infatti questa musica viene riprodotta tramite un file completamente digitale. Comunque, per sapere i dettagli costruttivi, allora vi rimando al resto del video e quindi sigla e cominciamo. Ed eccoci ritrovati per il video conclusivo riguardo l'esperimento relativo alla musica MIDI. Infatti, in questo video si vedrà come è stato realizzato il lettore MIDI. Chi ha visto il video precedente ovviamente ricorda che per realizzare il lettore MIDI venivano messe insieme la scheda MIDI Shield e anche la scheda SD Card Shield, tutte e due montate su una scheda Arduino compatibile, la scheda Maker 1. Comunque, prima di addentrarci ulteriormente nell'argomento, ricordo a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale e anche di attivare la campana delle notifiche affinché non perde nessun video che io pubblico la domenica alle ore 12. Comunque annuncio anche che per questo periodo questo è l'ultimo video, quindi ci sarà la pausa estiva e quindi ci si rivede a settembre con altri argomenti e anche qualche novità riguardo il canale. Comunque, se volete sapere quali sono le novità, allora restate in ascolto, continuate a guardare i video già pubblicati e a settembre vedrete i nuovi video e le novità che ci saranno. E quindi, detto questo, ora entriamo nel vivo dell'argomento e andiamo a vedere come è stato realizzato questo lettore. Giustamente, essendo un lettore di file digitali, quello che ci viene in mente in genere di fare con una scheda microcontrollore è in qualche modo di aprire questo file sul supporto fisico dove si trova, andarlo a leggere e mandare su un'interfaccia fisica, in questo caso la porta seriale, i dati che ci sono in questo file. E quindi tutti possiamo dire è un'operazione semplice, perché dobbiamo leggere un file e poi, anziché stampare a video i dati, tranquillamente mandarli alla giusta velocità sulla porta seriale. E sì, concettualmente è questo quello che fa il lettore di file MIDI. Se fosse un lettore MP3, in questo caso manderebbe i dati digitali a un convertitore digitale analogico e poi questo manda il segnale a un amplificatore e alla fine ce lo ritroviamo in cuffia, in altoparlante o comunque in un impianto di riproduzione audio. E però non è così semplice la questione, perché il file MIDI è un file che ha una sua struttura, nel senso che dentro il file non troviamo semplicemente i dati relativi alla musica che c'è incisa, ma troviamo anche altri dati che informano il modulo sonoro come deve riprodurre quei dati. Quindi non abbiamo solo i messaggi MIDI,
ma abbiamo anche altri messaggi che dicono al modulo sonoro come andare a riprodurre il tutto. È una cosa analoga, c'è anche con i file MP3, con i file WAV. Infatti, per questi, prima del convertitore digitale analogico, c'è una parte di decodifica che segue un determinato algoritmo, il cosiddetto codec. Codec veramente sta per codificatore e decodificatore, quindi ha tutte le due funzioni, ma quando va in riproduzione funziona la parte di decodifica e c'è un algoritmo ben preciso, perché se andiamo ad aprire un file WAV, in questo caso troviamo, oltre ai campioni veri e propri, troviamo anche altri dati che dicono com'è strutturato. E quindi, analogamente, anche il file MIDI è strutturato in questa maniera, cioè ha delle sezioni che vanno a dire come è fatto il file MIDI, quante tracce ha, di che tipo è, e poi abbiamo gli eventi MIDI veri e propri che vanno a riprodurre i suoni, quindi nota on, nota off, program change o messaggi di sistema e tutti i vari messaggi MIDI che si possono avere. Comunque lascio in descrizione anche dei link che rimandano proprio a dei documenti che spiegano proprio come è fatta la struttura del file MIDI. Ma comunque, sommariamente, il file MIDI è fatto in due parti. Abbiamo la prima parte, che è l'intestazione, il cosiddetto header, e poi c'è la parte delle tracce. Quindi questi sono i due macro blocchi. Poi, per quanto riguarda la parte dell'intestazione, i primi quattro caratteri sono sempre standard ed è la codifica ASCII delle parole delle lettere MTHD. Quindi in questo caso questi primi quattro caratteri sono standard, i primi quattro byte. Poi ovviamente segue anche la dimensione del resto del blocco di header, segue il tipo di file, se è di tipo 0, 1 o anche 2, solo che i file standard e quelli più comuni sono di tipo 0 e 1, perché il tipo 0 è un file MIDI che racchiude tutto, cioè racchiude tutti gli eventi e tutte le tracce in un unico blocco. Mentre il file di MIDI di tipo 1 invece separa tutti i blocchi delle singole tracce. E mentre per quanto riguarda il file di tipo 2 è raro trovarlo e in questo caso si possono avere anche più header e più tracce. Un header solo, mi correggo, e poi si possono anche avere tempi diversi per ogni traccia, mentre invece nel file di tipo 1 sì, è multitraccia, ma tutte le tracce hanno lo stesso tempo. Ma come dicevo, il file di tipo 2 è raro trovarlo, specialmente tra i file standard. Quindi questo a grandi linee per come è fatto. Poi, per quanto riguarda il blocco delle tracce, qui si ha sempre quattro caratteri costanti, che in questo caso sono MTRK, quindi qua comincia il blocco delle tracce, e dopodiché cominciano ad esserci i dati che indicano quanto è lungo questo blocco, poi il tempo, il volume, quale strumento si deve impostare, e poi tutto il resto degli eventi. Quindi, visto che il file MIDI è strutturato in questa maniera, è chiaro che non è possibile andare a prendere i singoli dati e mandarli subito sulla porta seriale, perché quando il modulo sonoro riceve questi dati non riesce a interpretarli nella maniera corretta.
E allora ci vuole un interprete di file MIDI e questo è il compito della scheda microcontrollore, cioè dentro deve girare un algoritmo che legge questi dati, capisce cosa si deve fare e manda al modulo sonoro i dati che effettivamente appartengono a lui. E per fare questo, ad oggi è disponibile in rete una libreria per Arduino che serve proprio per interpretare i MIDI file. E infatti quello che ho fatto non è stato altro che usare questa libreria e andare a leggere i file che ho scritto sulla memoria microSD. E per realizzare questo demo, come dicevo, ho utilizzato dei file MIDI che ho scaricato dal sito badterence.tk e sono i file MIDI delle colonne sonore dei film più popolari che hanno avuto come protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. E quello che avete ascoltato all'inizio era proprio il cosiddetto coro dei pompieri tratto dal film Altrimenti ci arrabbiamo. E comunque, poi, quando metteremo in azione da capo il lettore, sentirete altri pezzi, sempre tratti dallo stesso sito che mi ha fatto la cortesia di poterli utilizzare per questo demo. Però, vediamo come è fatto il codice per realizzare la funzione di lettore MIDI. Qui vedete proprio il codice che va a leggere i file MIDI. In questo caso si vanno a includere due librerie, una SDFAT e poi l'altra mdmidifile.h. La prima serve per interagire con la microSD, mentre la seconda serve per andare a interpretare il file MIDI. E in questo caso sulla prima libreria non è la stessa di quella di due video precedenti, perché in questo caso si deve interagire in maniera un po' più articolata e quindi c'è bisogno di quest'altra libreria. E dopodiché si definisce la costante serial rate 31.250 per i motivi visti nel video precedente. Qua abbiamo un'altra costante debounce perché in questo caso utilizziamo un pulsante per far partire il brano e ovviamente abbiamo qua il define play button che è messo al pin numero 4. Praticamente è proprio il D4 che è configurato come play button. Poi definiamo qui dei LED, sul pin 6 c'è il LED di ready, quello che ci dice lettore pronto, poi c'è anche il LED di errore sulla microSD, ad esempio se noi tentiamo di aprire un file e la microSD non è inserita, e poi abbiamo il LED del battito, sarebbe il LED del metronomo questo, che è messo sul pin 7. E poi altre costanti che servono sempre per riprodurre il tutto. E qui abbiamo un array che viene chiamato TuneList. Qua questo array contiene l'elenco dei brani, in questo caso sono tre. E sono questi qua, Banana Joe, Coro dei Pompieri e Forte Ragazzi, sarebbe più Forte Ragazzi, però i caratteri accentati non vengono ammessi nel nome dei file. E quindi l'ho abbreviato così. E questi sono i tre brani che andrà a riprodurre in sequenza. E una volta riprodotto l'ultimo, torna da capo al primo e ricomincia. Quello che sto descrivendo in questo video è un demo e quindi serve solo per far capire come si fa a riprodurre un file MIDI e come con una scheda Arduino compatibile questa cosa sia possibile ottenerla. Poi è chiaro che i miglioramenti si possono sempre fare e vi anticipo anche che in seguito questo lettore verrà migliorato, verrà reso più fruibile
anche un po' più performante, e verrà anche coinvolto qualche altro componente. Vi dico solo così, c'è in ballo la meccanica di una tastiera. E quindi, fatte tutte le precisazioni, ora andiamo avanti. Ci dichiariamo i due oggetti SD ed SMF. SD è l'oggetto per lavorare con la micro SD. E poi SMF di tipo MD MIDI file. Questo serve per interagire con la libreria che interpreta il file MIDI. Poi qua ci dobbiamo dichiarare questa funzione MIDI callback, e questa è una funzione che la libreria vuole che sia dichiarata, perché in questo caso, una volta che dal file viene letto l'evento, poi deve essere mandato in maniera tale che alla seriale arrivano i dati che interessano veramente. Poi c'è anche quest'altra callback, SysX callback, cioè sarebbe per eventi esclusivi di sistema, che io in questo caso ce l'ho vuota perché non ho questo tipo di eventi. E qui invece c'è un'altra funzione MIDI silence, e questa è importante perché quando si arriva alla fine del file, cosa succede? Che giustamente il file viene chiuso, ma l'ultimo evento rimane in memoria al modulo sonoro, e quindi sentiamo sempre l'ultimo suono, e dà pure fastidio perché poi quando parte l'altro file questo suono rimane se non gli arriva un altro evento su quel determinato canale. E allora questa funzione provvede a abbassare il volume su tutti i canali e portarlo a zero, quindi proprio a silenziare il tutto. E anche questa ovviamente genera un evento ed è qui che viene proprio programmato, e dopodiché viene chiamata questa MIDI callback, che non fa altro che spedire questo evento sulla porta seriale. Però la vediamo inserita questa istruzione in un ciclo for perché lo manda per tutti e 16 i canali. Questo è dovuto proprio al modo di funzionare dell'interfaccia MIDI. Poi la classica funzione setup, qui stiamo inizializzando i pin, quelli dei LED ovviamente in uscita, quello del pulsante in ingresso col pull up per i motivi che ho spiegato nel video precedente, che comunque lascio sempre in descrizione. E poi portiamo i LED nello stato iniziale, e dopodiché inizializziamo la micro SD, quindi inizializziamo la libreria, e anche sia quella SD che anche quella MIDI, e poi a questo punto attiviamo il LED di Ready perché abbiamo fatto tutto il setup, e allora possiamo dire il lettore è pronto, si può cominciare. Qui abbiamo questa funzione tick metronome, e questa funzione non fa altro che riprodurre il tempo del brano su un LED. Quindi ha proprio la funzione di metronomo, come dice già il titolo. E in questo caso il tempo viene ricavato con questa relazione 60.000 diviso smf.getTempo. Praticamente, richiamando il metodo getTempo, si prende il tempo dal file, poi facendo 60.000 diviso questo numero, allora si va a ottenere proprio il tempo di metronomo. E poi, tramite la funzione millis, si va a comandare il bit LED, il LED quello del battito. E quindi lo vedremo lampeggiare, però lampeggia alla velocità che c'è indicata nel file MIDI. Quindi si arriva finalmente alla funzione loop, che è quella che gestisce tutto l'algoritmo. E in questa funzione abbiamo una macchina a stati. Quindi qui abbiamo tutti gli stati che la macchina può assumere.
Poi abbiamo quest'altra variabile current tune. Questo è un indice che tiene conto del brano che deve essere riprodotto e viene assegnato a questa funzione qua, cioè al risultato di questa funzione qua. E poi quest'altra variabile, time start, servirà poi per essere gestita in uno stato particolare di questa macchina. Quindi, cominciando dallo stato di idle, cosa succede? Che intanto abbiamo il ready LED che è acceso, e qui però lo vedete messo a low, e però risulta acceso perché in questo caso il pin è connesso al catodo del LED, quindi per accenderlo deve portarlo basso, cioè a massa. Poi ecco che qui c'è la lettura del pulsante play button, perché dice se il play button vale 0, perché nella MIDI Shield i pulsanti hanno un pin connesso a massa, quindi quando si chiude il circuito il relativo ingresso viene portato a massa, allora si introduce questo delay, poi viene incrementato l'indice current tune e dopodiché si va a caricare il file dalla lista che, con l'indice che si è ottenuto. E dopodiché, se tutto è andato a buon fine, allora viene mandata la macchina nello stato di playing, perché abbiamo aperto il file, ma ancora la riproduzione non è iniziata. Se invece non riesce ad aprire questo file, perché magari questo file non è presente perché è danneggiato, ecco che allora qua viene assegnata questa variabile time start e si va nello stato wait between. Se andiamo a vedere lo stato wait between, eccolo qui. In questo caso lui va a spegnere il LED di ready, aspetta questa quantità wait delay, sempre fatta chiamando in causa la funzione millis, perché deve essere passante in questo caso, e questo wait delay corrisponde a 2 secondi per come è assegnato. Dopo 2 secondi tornerà da capo nello stato di idle e a quel punto poi aspetta da capo la pressione del pulsante e il ciclo ricomincia. Ma comunque eravamo arrivati allo stato di idle dove il file era stato aperto e si cambia stato e si va in playing. E qui semplicemente c'è questo if che dice finché non sono arrivato alla fine del file, allora vado a prendere il prossimo evento. E qua chiama la funzione tick metronome in maniera tale da far lampeggiare il LED del metronomo. E ovviamente questa funzione get next event poi alla fine non farà altro che chiamare la callback MIDI event, che poi butta sulla seriale i dati relativi ai suoni che deve generare. Ed ecco che in questa maniera viene riprodotto il file MIDI. E quando invece si arriva alla fine del file, allora si va nello stato di end. Nello stato di end, giustamente, si chiude il file, si vanno a silenziare tutti i canali e poi si rimanda allo stato wait between, cioè prima di riprodurre l'altro brano, allora si aspettano 2 secondi. Ovviamente questo codice lo lascerò pure in descrizione, tramite un link potete scaricarlo e lo potete tranquillamente modificare, osservare e approfondire come meglio credete. E quindi, come dicevo, ora, avendo spiegato anche come è fatto il codice, allora andiamo a vedere a questo punto come è stato realizzato l'hardware e quindi sentiamo anche come suona questo lettore. Qui vedete inquadrata la scheda MIDI Shield, sotto c'è la scheda Maker 1. In mezzo invece, qua si vede, ecco, qui si vede la scheda, la Shield Micro SD. Proprio questa che vedete
qui in mezzo. E in questo caso le schede sono tutte messe una sull'altra perché condividono tutte lo stesso bus. Poi, per il resto, c'è il connettore del cavo MIDI che è connesso ovviamente alla presa MIDI out. Qui abbiamo i due LED. Quello verde è il LED di Ready e infatti dice il lettore è pronto. Quello rosso invece è il LED del metronomo. Ora che qui è rimasto acceso è una coincidenza e dipende come arriva l'ultimo evento e quindi può essere o acceso o spento. Ora, a questo punto, se io vado a premere il pulsante play button, fra un po' sentirete il file che viene riprodotto. Ecco, il LED già sta lampeggiando e ora sentite proprio la musica. Ovviamente c'è da dire che la bontà di quello che state ascoltando dipende dal tipo di modulo sonoro che si usa, perché nel file MIDI i dati sono completamente digitali, non sono stati digitalizzati, nascono già così. E quindi in quel caso è il modulo sonoro che, a seconda della sua raffinatezza nel riprodurre i vari suoni, sarà più o meno performante. Quindi, in questo caso, state ascoltando la riproduzione dal modulo sonoro Yamaha TG100. È un modulo sonoro ormai fuori produzione, però va benissimo per esperimenti, anche perché questo è un modulo General MIDI, quindi ha dei suoni standard e quindi tranquillamente è anche facile da essere utilizzato e si presta molto per gli esperimenti. Poi negli anni 80-90 questo era anche un discreto modulo che si utilizzava pure per fare musica. Ormai è uscito fuori produzione anche perché ci sono moduli molto più performanti. E quindi questo è alla fine il lettore di file MIDI. Bene, e quindi il video arriva alla conclusione, finisce qua, e se lo avete ritenuto interessante mettete un like, condividete, commentate, e come avevo già detto all'inizio, per ora la pubblicazione dei video si interromperà per il periodo di riposo estivo e a settembre si ricomincia sempre la domenica alle ore 12. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale per chi non l'ha fatto e di attivare la campana delle notifiche contrassegnando tutte le notifiche, così non vi perdete nessun video, e quindi vi auguro buone vacanze e ci rivediamo a settembre.